Ed è così, siamo in diretta, cari amici. Ecco, siamo qui insieme. Anzi, ragazzi, oggi tante dirette. Questo lo dico in maniera molto confidenziale con i nostri amici che sono in ascolto. Ora ripercorriamo la via dei sensi. E devo dire che quando si percorre questa via a Canosa si sta veramente da favola. E siamo in compagnia con Renato Tango. E poi lo presenti tu? Dino Leone, un amicone, quindi detto Vitone, è una bella realtà della nostra città. Infatti la via dei sensi prevede appunto la visita non solo delle eccellenze archeologiche ma anche delle eccellenze economiche del nostro territorio, perché queste aziende danno lustro al nostro territorio. Infatti la via dei sensi unisce quello che è il basso Ofanto all'alta Murgia. Infatti il tour prevede la visita del parco archeologico di San Leo, immerso all'interno di un univeco secolare, tenendo conto che l'ulivo ha a che fare anche con Atena, con Minerva. E ancora l'azienda Leone, e poi nel pomeriggio andremo in un'altra eccellenza che è il territorio, ma soprattutto abbiamo unito quello che è il territorio, quindi Canosa e Minervino Murge, perché visiteremo anche il museo civico di Minervino e la grotta di San Michele, che è aperta per l'occasione. È davvero una cosa importante vedere anche tanta gente con un buon trend di fuori Canosa. Siamo veramente soddisfatti. E io sono contenta perché dietro alle sue spalle, come vedete, abbiamo un tappeto verde bellissimo, che è la nostra natura, del nostro territorio. Ebbene, che sta di questo appuntamento è il nostro libro. Buongiorno. Buongiorno. No, sono davvero felice perché unire turismo rurale a turismo culturale qui nella nostra zona è fondamentale. È l'unico modo che possiamo crescere, seguire questa ondata di turismo dalla Puglia che è principalmente, diciamo, che negli anni ha interessato il Salento, però si sta spostando da noi, che noi abbiamo un turismo rurale fantastico, abbiamo un territorio che nessuno ci può invidiare, nessuna parte d'Italia, nessuna parte del mondo, perché è un turismo esperienziale, questa è la parola giusta. Quindi portare la gente nelle aziende, nei nostri siti archeologici, quindi unire le forze per favorire il turismo, per la crescita territoriale, la valorizzazione territoriale, grazie anche a questa multifunzionalità che è il nostro territorio, che non è da tutti, quello appunto di portare eccellenza, prodotti eccellenza, bellezza del territorio, persone eccellenza come Renato che possono... Beh, però permettimi, eh. E poi sei tu, che insomma ormai un punto fisso per le bellezze del nostro territorio, come dicevi tu, e soprattutto dell'oro di Puglia. Ne parliamo? Allora, per me l'oro, il nostro oro, l'olio di Puglia, il nostro olio è... Ecco, no, prima voglio dire... E arriva Nicola, Questo è il fresco di giornata. Aspetta, scusi il microfono. Questo è il fresco di giornata, Nino c'ha già fresco. Descrivici meglio. Ecco, Nino, ti offriamo da... L'olio per il nostro territorio non è, fondamentale anche dal punto di vista economico, perché la maggior parte dell'economia agricola di questo territorio è basata sull'olivicoltura. Infatti si è visto dopo un'annata tragica di quella dell'anno scorso, la gelata, il territorio ha sofferto molto dal punto di vista economico, quindi bisogna proteggere e preservare soprattutto la nostra agricoltura, quindi tutelando i nostri alberi secolari, il nostro modo di fare agricoltura, come? Facendo un prodotto di eccellenza, iniziando a comunicare, perché sono dei lavori diversi, quali produrre bene e poi vendere, tre lavori diversi. Produrre, tutti quanti riescono a produrre bene è molto difficile, vendere è un altro mestiere. Quindi noi negli anni non abbiamo comunicato a dovere, ecco perché la via dei sensi può essere un'iniziativa, un appuntamento per iniziare a comunicare nel modo migliore, quindi unendo la cultura, unendo la nostra storia, perché abbiamo qualcosa da raccontare, e unendo un prodotto di eccellenza fatto veramente di qualità e farlo riconoscere a livello mondiale, perché noi dobbiamo iniziare a esportare il nostro prodotto insieme al nostro prodotto, il nostro territorio, perché solo crescendo in territorio possiamo crescere noi come azienda individualmente. Non dobbiamo viaggiare da soli o ripararci nel nostro fortino, perché secondo me è un errore molto grave. E dobbiamo, così, secondo me, questa via dei sensi, diciamo, è una bellissima iniziativa, soprattutto per il passaggio mente culturale che potrà creare al nostro territorio. Questo è fondamentale, perché siamo noi
noi persone, noi che viviamo il nostro territorio, che ci dobbiamo prendere cura. Non dobbiamo aspettare nessuno, siamo solo noi. Sono d'accordissimo, sì. Allora, io però vedo qua, sì. Carolino, caro Renato, no, voglio qua, vedete. Arrivo. Che bella giornata, signori, è meraviglioso unire le arti, l'arcologia, chi fa del vino meraviglioso, del vino, olio, ne vedremo la grande, dell'olio e del pane. E così se che si crea la sinfonia, l'allegria, bisogna andare avanti così. Vi farò vedere un momento miracoloso. Attenzione, prendi l'olio. Vediamo questa scena, tanto ecco. Vai, Clemente, vicino. Ecco, prego. No, ragazzi. Il miracolo della vita, signori. Mamma mia, che bontà. Ok. Che bontà, ragazzi. Mamma mia, no ragazzi, qui è da degustare, io ho la voglia di prendere qualcosa. No, okay. Lo facciamo dopo. E allora, andiamo, attenzione con le, si scivola, veramente. E qui è una grande festa, Renato, non sto capendo più nulla. Ecco, una grande festa, davvero. Un profumo eccezionale, tra il pane di Clemente. Ecco, anche andiamo, sì, andiamo qui vicino, vediamo che cosa fa il nostro Clemente. Ovviamente sì. Non è finito perché va filtrato l'olio ancora. Ok. Vediamo, buonissimo, ecco il pane di Clemente con lo buon olio del nostro Nino. Ed ecco qua, questo va bene anche la glicemia, eh? Va bene anche la glicemia? Sì, la glicemia va benissimo questo. Perfetto, allora io posso andare, io vado. Ecco che bontà, ragazzi, che bontà. Cara, vuoi assaggiarlo? Un pezzettino proprio piccolino. E ascolta, eccolo qua, Claudio Vitrani che mangia, anche te. Ok, allora, prendiamo anche un altro pane. Allora, ragazzi, va bene, chiudiamo. Come vuoi? Allora. Andiamo. Forza ragazzi. Va bene anche lo sportivo. Ah, eccolo qui, abbiamo uno sportivo. Beccato in flagranza di reato, eh. Va bene anche gli sportivi quest'olio qua, sicuramente rende di più. Ecco il nostro signor Messina, quindi i nuotatori possono mangiare questo pane con l'olio? Sicuramente sì. Brevettato? Brevettato e vanno forti. E glielo auguriamo sempre ai sportivi di andare forti, specialmente ai nuotatori, che sono già bravi. È vero. Sia ai piccoli che anche ai grandi. Alla salute di Clemente e della ditta Leone. Ma che bravi che sono. Allora andiamo, proseguiamo, ci vediamo dopo, intanto degustiamo questo pane fantastico. Eccoci, ci siamo. Allora, ora entriamo. Sì. Ah, possiamo andare direttamente, iniziamo da fuori. Sì. Filo. Ecco, questa è ovviamente l'azienda Leone. Ecco, ovviamente produce olio, come avete visto. Buonissimo, anche un po' piccantino quello che ho assaggiato, mi piace. Sì, quello dipende molto dalla cultivar, dai polifenoli contenuti dalla varietà dell'olio, perché esistono tantissime cultivar. L'olio non è olio, l'olio non è un condimento ma un ingrediente, quindi esistono tantissime varietà e ogni varietà va abbinata. Questa varietà che stiamo lavorando è... Questa varietà si chiama Frantoio, che è una varietà piantata da noi qui, sempre la nostra azienda, diciamo è il primo olio ad entrare in produzione, quindi questo è il periodo giusto di raccolta. Noi, vi spiego velocemente il processo di produzione. Il primo passaggio è la deramifogliazione, noi togliamo tutti i rami e tutte le foglie delle olive. Successivamente le olive tramite questa macchina vengono lavate,
le olive vanno assolutamente lavate, è fondamentale lavare le olive perché si crea un sacco di mucillagine, batteri sulla drupe, dove noi attraverso questa acqua sanificata riusciamo a togliere, quindi deve essere più igienico possibile il passaggio. Successivamente le olive pulite, lavate, soprattutto olive lavate, vanno in quella macchina lì che si chiama frangitore, che è fondamentale per lo sviluppo dei profumi dell'olio. Questo non va altro che sostituire le vecchie macine di una volta, che ormai è un mezzo obsoleto dove si ossida la pasta. Questo invece è un mezzo totalmente tecnologico che c'hanno un po' rapito un attimo. ecco. Foto. Ah, stavo dicendo, questo è un mezzo altamente tecnologico che frange le olive. L'oliva, quando viene franta, libera un enzima naturale che si chiama lipasi, dove si crea la lipossigenasi, che sviluppa appunto i profumi nell'olio. Noi dalla regolazione di questa macchina riusciamo ad estrarre profumi naturali, quali ad esempio la foglia di pomodoro della peranzana, la mandorla della coratina, l'erba di spalcio della frantoio. Ogni oliva ha dei sentori particolari. Andremo dentro e proseguiamo con il processo. Noi controlliamo temperatura, tutti i punti critici, perché il principale nemico dell'olio sono l'ossigeno e il calore. Quindi dobbiamo bilanciare il tutto. E questo è il frantoio. Fondamentale nel frantoio è la pulizia. Deve essere il più possibile igienico. Noi o non lavoriamo la notte per pulire la macchina e il frantoio, vengono sanificate con acido citrico per togliere tutti i batteri, gli odori. Nel frantoio ovviamente non si mangia, non si fuma, e chi c'ha le macchine, in questo caso c'è mio padre e un altro dipendente, non devono usare nemmeno il profumo, perché l'olio assorbe tutto. Noi controlliamo tutti i passaggi. Se vuoi andare un attimo di comodo, faccio vedere ad esempio la gramola, questa è la temperatura, come potete vedere, sì, di passaggio 23 gradi, nonostante fuori ci siano temperature elevate. Oggi noi non superiamo mai 24 gradi, lavoriamo dai 20 ai 24 gradi, veramente a freddo, con bassi tempi di gramolazione, perché è fondamentale. La gramolazione ha la funzione di unire le particelle dell'olio, aggregazione delle molecole dell'olio, però uno deve guardare o la qualità o la resa. Noi sappiamo che possiamo perdere i 200 grammi, mezzo chilo dell'olio, però per noi fondamentale è la qualità. Quindi non dobbiamo, dobbiamo scegliere il punto giusto di gramolazione, quindi di aggregazione delle molecole dell'olio, con il non ossidazione della pasta. La pasta non si deve ossidare, per far sì che liberi tutti i profumi. Successivamente, sì, andiamo. La pasta va in questa macchina, che praticamente è una centrifuga orizzontale chiamata decanter, che lavora a due fasi, che separa la stanza liquida dall'olio. Successivamente la stanza liquida va fuori, dove noi separiamo il nocciolino, che lo vendiamo come pellet per le caldaie, e invece la stanza priva di nocciolino lo usiamo come ammendamento organico nei terreni. Fantastico! Tutto viene utilizzato. L'olio va nel separatore verticale, che è un'altra centrifuga che gira circa 6.000 giri al minuto, che sempre per diverso peso specifico separa l'olio dall'acqua. Come puoi vedere, Claudia, nel frantoio non ci sono vapori, non c'è praticamente segno di calore, perché noi lavoriamo veramente a freddo. È fondamentale. Bello, complimenti. Poi l'olio va tramite quella botte nel nostro deposito, dove abbiamo un locale con cisterne in acciaio inox a temperatura controllata sotto gas inerte per evitare l'ossidazione, e tutto l'olio viene immediatamente filtrato con filtro a cartone. L'olio non deve avere impurità, particelle di acqua. Sai, è il classico olio che quando lo consumi c'è quella patina nel cilindro, sì, la morchia nella lattina, cilindro dove sì, lo mette l'olio, non ci deve essere. Perfetto. L'olio deve essere pulitissimo. Bravissimo. Filtrare l'olio. Bravissimo. Ora, usciamo fuori? Giusto? Sì. Allora. Spero. Sei veramente in gamba?
Speriamo che siamo riusciti a rendere, perché siamo in diretta, quindi sì, qualche rumore, anche il microfono probabilmente avrà dato anche un po' di fastidio, però penso che sia stato insomma un bel servizio per gli amici che sono a casa, che hanno avuto veramente la possibilità di essere aperta, qui. Chiunque può venire a visitare, ecco, a vedere, bravo, il processo. Quando è possibile? Dalla pianta direttamente, perché noi chiudiamo tutta la filiera, quindi è bello vedere la pianta. Noi la vediamo dall'inizio, quindi per noi la campagna inizia subito dopo la raccolta, la nuova campagna, perché già iniziamo a curare l'albero per l'anno prossimo. Ed è molto bello vedere raccogliere i frutti e trasformarli in questo prodotto qui. Che bello, sì. È importante, però possiamo venire, cioè chiunque può venire, magari prenota, no? Magari può fare... sì, magari sì, prenota, però anzi, se vengono proprio senza prenotazione, per me è ancora più bello, così vedono veramente, magari uno pensa, no, è pulito perché no, sono venute... No, no, vi assicuro che è una sorpresa oggi, Siamo aperti, perché le aziende sono aperte a 360 gradi. Perfetto. Sono vivibili, l'azienda agricola deve essere vivibile. È giusto, hai ragione, io... Tanto raggiungiamo anche Renato, se c'è, così facciamo... È andato via, mi sa. Allora, cari amici... Ecco, Clemente è sempre presente con la sua arte, quanto è importante. Ebbene, tutti sono andati via perché hanno mangiato, hanno degustato. Certo. Ora tutti a casa per il pranzo, perché questo è stato... No, la Via dei Sensi prevede un pranzo da Masseria Barbera. Ah, quindi ecco, chiudiamo, perché anche i ristoratori, che sono i principali comunicatori di un prodotto, ci devono dare una mano in questo. Questo sicuramente. Anche lì troverete il mio capolavoro. Dopo vedete, quando vedi forme di pane, tutto ciò che è roba di Clemente. Ah, il nostro Clemente. Il fornaio fra la gente. È vero, assolutamente vero. Bene, cari amici e cari amiche della Adessore News, grazie Nino. No, grazie a te, Claudio, adesso. Io però ritorno, magari ci organizziamo. Ma sì. Però poi la bruschetta con l'olio solo per me. Va bene, va bene. Il pane da Clemente. E anzi, così facciamo una degustazione completa di tutti i tipi di oli. Ma ragazzi, quindi preparati, cioè, prima curmette gli edman. Grazie Clemente. Okay. Cari amici, un bacione, buon pranzo, ciao. E oggi pomeriggio con la Domenica Sportiva. Ciao a tutti, ciao.